L'AISM chiede che il diritto al lavoro per le persone con sclerosi multipla sia garantito soprattutto ai più giovani perché rappresenta la miglior terapia. Ci può spiegare perché? Sì, il lavoro innanzitutto è un diritto per tutti. Per i giovani che convivono con una disabilità a maggior ragione, perché i giovani con sclerosi multipla chiedono a gran voce di vivere la propria vita con dignità e il lavoro è dignità. Quante sono le diagnosi? Abbiamo 3.400 casi all'anno, una ogni 3 ore. Chiedere una pensione di invalidità può essere frustrante ed è importante per i malati di SM che vengano evidenziate le loro abilità piuttosto che le loro disabilità, è così? Eh sì, ma molte persone con sclerosi multipla non chiedono le pensioni di invalidità, chiedono la possibilità di continuare a lavorare, di lavorare nel miglior modo possibile. Mi viene in mente una frase di Einstein che diceva che ciascuno di noi è un genio. Certo, se noi valutiamo un pesce dalla capacità che ha di arrampicarsi sugli alberi ci riteniamo tutti stupidi. Allora forse bisogna mettere le persone giusto al posto giusto e bisogna avere una visione e un ascolto attivo della persona con disabilità che non chiede altro che di essere parte attiva della società. E cosa chiedete alle istituzioni? Alle istituzioni chiediamo, come dicevo prima, un ascolto attivo, perché l'ascolto, quello che passa dalle orecchie, forse è facile. È importante che poi passi anche dalla testa e passi anche nel momento in cui si va a legiferare. Ecco, chiediamo alle istituzioni di starci accanto in questo percorso verso l'affermazione dei diritti, perché chiaramente l'associazione da sola non può portare avanti tutte le istanze e tutti i bisogni che le persone con SM richiedono.